cut always goes the deepest. You ain't seen nothing yet. We'll be right back.
eyes. Why you so beautiful? You want all my time. The feeling is mutual. Tastes like cherry pie. My guilty is pleasure, babe. Be forever mine. I want you in every way. All it takes is a moment. Is it fate that you came this far unbroken? If it's destiny, you wrote it. Focus, but you gotta be focused. Make or break, it's the last goodbye they remember you for. They're calling your name, go and take what's yours. We'll be right back.
Ok, così dovrebbe anche arrivare l'audio se non sbaglio. Perché nel flusso NDI ho tolto la webcam dall'OBS originale, però ho aggiunto il microfono. Se c'è qualcuno che mi sente mi può dare conferma, se no controllerò io dopo. Perfetto. Sì, l'i9 sta usando la quadruple encoding praticamente, sì. Anche se in realtà non so quanto dovrebbe encodare, perché essendo... Ah sì, perché questo qua dovrebbe essere lo scene con la musica tutto volume, però se faccio così... Ok. Spero che così migliori. Dicevo, l'encoding in realtà non so quanto faccio encoding, perché sono risoluzione nativa e tutto nativo, quindi in realtà... Dovrebbe proprio buttare fuori al brutto dio, a meno che non faccia robe sue. Sicuramente farà encoding interno per qualcosa. Adesso non sono esperto fonico e video, quindi assolutamente ignoro, ma immagino che qualcosa lo faccia. Però così funziona. Almeno così vuol dire che posso concentrarmi. Non so quanto possa essere utile un setup del genere, però almeno funziona. Ovviamente un setup giusto sarebbe poi avere la scheda di acquisizione, bla 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 bla, una linea internet migliore, un sacco di altre cose migliori, un host migliore, un conduttore migliore. Sì, che poi con OBS in realtà poi sto utilizzando StreamElement. In realtà lo faccio nel PC streaming e in realtà non faccio neanche io il merge con OBS, perché la grafica che vedi arriva da StreamElement, perché StreamElement mi gestisce tutti gli eventi su Twitch, quindi io praticamente ho solo una risorsa browser che punta all'URL di StreamElement. Quindi non ho nessun PNG, non ho nessuna JPEG, non ho niente in locale, è tutto via browser. Infatti anche la chat che vedi in realtà sono gli eventi di StreamElement collegato con le API Twitch. L'unica cosa che ho aggiunto io, che però a questo punto dovrò modificarla, è un programmino esterno per poter fare il pin della chat, cosa che StreamElement non ti permette di fare, e adesso devo capire come metterlo da questa parte qua. Cioè, ho già una mezza idea, perché essendo anche quello roba web, basta solo che aggiungo la risorsa web e dovrebbe funzionare senza problemi. Fammi controllare, già che ci siamo. Si chiama Twidget, l'ho trovato giusto l'altro giorno. Anche questo funziona tutto via web, eccetera eccetera, quindi assolutamente nessun problema. Già finanziato l'account con il browser di StreamElement? Immagino di sì. Infatti l'OBS dal mio computer, quindi dal rig, dà solo il flusso NDI con telecamera più microfono e basta. In questo caso non c'è la telecamera, però virtualmente darebbe solo, cioè l'OBS sul rig mi serve solo per costruire le diverse scene che voglio far passare e basta praticamente. Poi sì, in realtà sarebbe interessante, perché volendo si potrebbe creare tutta la regia da una parte, l'altro usarlo solo unicamente come streaming, che avrebbe anche più senso, perché così sarebbe più facile da gestire le singole risorse dentro OBS. Perché adesso mi ritrovo un OBS su cui dovrei costruire tutte le cose e poi farle passare dall'altra parte, che sarebbe difficile da far gestire in quella maniera, perché comunque è uno stream NDI per ogni OBS, quindi dovrei avere 27 OBS aperti, uno per ogni flusso che voglio gestire, e potrebbe diventare scomodo. Se invece nel rig facessi come prima, quindi nel rig faccio passare ogni singolo flusso e poi tutto già fatto dal rig arriva con un unico flusso NDI su quello che poi in realtà trasmette, però così farei l'opposto di quello che volevo fare. Ovvero tutta la potenza computazionale rimarrebbe dentro il rig e il PC di streaming farebbe solo encoding verso l'esterno. Se
di suo non è che occupa poi così tanta CPU. Quindi volendo anche pensare al futuro dove vuoi fare streaming di un videogioco, fammi pensare a un simulatore, visto che a me piacciono i simulatori, tutto sommato non mi andrebbe neanche a far perdere chissà che qualità o che performance andrei a perdere, quindi sì, potremmo anche far così. Infatti sono prove tecniche appunto per questo, per trovare la quadra di queste cose. Anche perché è una cosa molto interessante, perché ovviamente io sto facendo tutti questi esperimenti senza budget. Quindi praticamente l'idea è quella di non spendere soldi e di arrangiarmi con quello che trovo, open source, altri programmi che posso scaricare. Infatti, per esempio, ancora non ho comprato Virtual Cable, che è un bellissimo software, prima o poi sicuramente lo prenderò perché torna utile anche per altre cose. Però mi sono dato proprio come obiettivo provare a fare queste cose senza spendere nessun soldo se non l'hardware che già ho, e poi vedere. Ed è tutto estremamente interessante. Comunque sì, in effetti l'idea di usare tutto su righe è migliore semplicemente perché ora che ci sto pensando, anche per fare condivisione, sì no, mettermi nel portafoglio no, anche perché io ce l'ho già un lavoro e ho già altre passioni, in questo caso sarebbe solo l'ennesima perdita di tempo, tra l'altro dal punto di vista mia moglie è già una perdita di tempo perché dice ma quant'è che guadagni? Fammi vedere i soldi, poi ti do l'ok, il problema è che fare queste cose non va bene. Lo so, è facile. Banalmente, uno pensa solo alle periferiche, però in realtà è un po' diverso, perché se vuoi fare le cose fatte per bene, dovresti avere uno studio dedicato, insonorizzato in una certa maniera, e poi le periferiche fatte in una certa maniera, è tutto, perché è inutile comprare migliaia di euro di streaming deck, microfoni professionali, mixer, tutto questo se poi trasmetti da una stanza di merda dove senti qualsiasi rumore per ogni cosa, o se non hai le luci giuste o queste cose qua. Quindi esatto, quindi tra l'attrezzatura, poi ovviamente attrezzatura decente devi avere anche un posto dove trasmettere in maniera decente, quindi vuol dire che devi avere, non dico un ufficio dedicato, ma una stanza dedicata e tutto, quindi altro che 1.000 euro tra questo, quello e quell'altro, inizia a diventare 10, 20, 30.000 euro, 40.000, 50.000, 100k come hai scritto prima tu. Quindi sì, devo ribaltare le cose, quindi la cosa bella è che avendo fatto tutti i backup su cloud, ho tutte le scene già fatte, gli infissi, esatto, soprattutto gli infissi. Ho già tutte le scene su cloud, quindi in realtà è più facile di quello che del previsto. Vorrà dire che farà più encoding questo computer. Quindi adesso magicamente due OBS li devo tenere comunque aperti, perché a meno che non conosci. Ecco, anzi, pre il repo. Visto che zero budget, quindi niente soldi da spendere, e tutti i software che fanno il vario split cam e tutto, ci mettono sopra il watermark, cosa che odio. La mia idea era quella di apro due OBS diversi, un OBS profilo cam, dedico solo per la cam, in maniera tale che poi in questa maniera io posso usare la virtual cam di OBS da tutte le parti. Così qualsiasi software apro posso usare comunque la telecamera senza il lock esclusivo. Conosci qualche software che possa fare la stessa cosa senza watermark e senza dover pagare? O continuo con OBS? Perché con OBS ho trovato la mia quadra, ho un profilo dedicato per la telecamera dove metto la risoluzione massima che posso usare, che è 2K, visto che il monitor è 2K, e tengo solo la camera e basta con la fotocamera virtuale accesa, in maniera tale che poi nel vero OBS che trasmette e negli altri software, Zoom, Discord, via discorrendo, posso usare la telecamera virtuale. Così almeno in questa maniera ho risolto. Ho provato Manycam, Watermark. Tra l'altro mi piace tantissimo Manycam, metto il Watermark. Avevo provato XSplitView, Watermark. Per non avere watermark devi pagare contratti mensili, quindi
quindi tipo 9 euro al mese, 10 euro al mese, però ripeto, questa cosa va bene per chi lo fa di professione, quindi c'è un ritorno economico. Per me sarebbero solo soldi spesi, secondo me, inutilmente. Vabbè, finché non trovo qualcosa che mi faccia il mirror della telecamera in questa maniera, continuerò. Secondo me, se andassi a vedere il software della Logitech specifico per la telecamera, forse questo lavoro lo fa. Dovrei guardare. Eh sì, alla fine sono sempre quelli che trovi in giro, trovi in giro, trovi sempre. Virtual cables per avere un po' più di libertà nella gestione dei flussi audio, quindi poter collegare device virtuali, audio device virtuali da una parte all'altra, XsplitView, Manicam, XBroadcaster o come cavolo si chiama, OBS con le varie accezioni, stream element, eccetera, eccetera. Esattamente, quello di Logitech lo volevo provare perché ancora non l'ho scaricato, perché per adesso sto usando solo G-Hub, che è quello nuovo. Speriamo di no, in teoria nelle virtual cam il lock non dovrebbe esserci. Sì, testerò anche quello. Tanto è bellissimo fare una live di come si costruisce una live, quindi anche se è una live di prove tecniche, tecnicamente è una live vera. E fai anche content in questa maniera, sostanzialmente, nonostante sia una prova tecnica. Bellissimo, tutto bellissimo questo mondo. Sta arrivando l'audio. Infatti la cosa bella sarebbe avere che tra l'altro potrei fare, però è un po' troppo sbattimento, visto che ho la GoPro, montare la GoPro dietro e vedere mentre lavoro per fare sta roba. Quando vi parlo di Kubernetes dipende. E trepidante attesa. In realtà Kubernetes c'è tanto da parlare, ma c'è anche poco da parlare. Bisogna vedere in che salsa se ne vuole parlare. La mia salsa è solo infrastruttura e l'infrastruttura rompe le scatole, nessuno lo vuole sentire, non gliene frega niente a nessuno, quindi sarebbe interessante avere un po' più di ciccia, il che vuol dire avere anche qualcuno che effettivamente Kubernetes lo utilizza non solo per l'infrastruttura. Infatti una prima parte potrebbe essere come io ho utilizzato Kubernetes nel mio piccolo mondo, ovvero l'Homelab che adesso non si vede perché non c'è la telecamera ma che sta dietro di me. E sto cercando di capire come switchare tutto senza interrompere la live, quindi molto interessante. Così vi posso far vedere anche sta cosa. Poi un'altra cosa che volevo fare, oltre che parlare di Kubernetes, era parlare di tutto il resto, di tutto il resto del mondo cloud. Quindi comparazioni, debugging, vario dissing, invece che farlo alle 5 del mattino per i cavoli miei, farlo vedere anche agli altri, tipo lavoro che ho fatto l'altro giorno per voi sapete chi, e poi boh, altre cosette, vediamo. Le idee più o meno ci sono, bisogna vedere la voglia e se mi ci metterò mai a farla davvero. Tra l'altro adesso dovrebbe succedere una cosa bellissima, se io faccio. Ah, ma perché sto trasmettendo anche una risorsa in NDI diversa adesso? Adesso inizia a diventare una cosa divertente. Sì, la rassegna blasta. Il problema è che per una rassegna blasta ci vogliono anche notizie. Purtroppo, come avete visto, le notizie nel nostro mondo non è che siano propriamente tante tante tante, cioè almeno notizie che vorrei trattare, che mi piacerebbe trattare. Ecco, per esempio ho già trovato un primo problema nel fare il setup che voglio fare. L'NDI è singolo, quindi anche se ho due istanze di OBS aperte non posso impostare due NDI diversi, il che vuol dire che dovrei avere due OBS completamente diversi fra di loro, che è anche semplice, basta che ne copio e incollo tutta la directory da un'altra parte e avvio il secondo, così ho due flussi NDI diversi. Però è già una rottura di cazzo, per esempio, questo. La rassegna blasta comunque è bellissima, te lo posso usare. Visto che questa live è pubblica,
anche se è una prova e non intendo cancellarla, prima che mi denunci, mi dai il permesso di usare la rassegna blasta? Devi scrivere proprio sì, cosa meno so che mi autorizza a usare la rassegna blasta per eventuali futuri usi su Twitch. E non solo. Perché la rassegna blasta mi piace proprio come... Ti riempie anche la bocca, no? La rassegna blasta, proprio bello, bello. Effettivamente è vero, però è bello bello, mi piace proprio. Sai, quella è che fortunatamente nel nostro campo ci sono tante cazzate, ma molto limitati, nel senso che diciamo che ci sono più buzzword per il... non saprei neanche come esprimere, nel senso che a parte quei due o tre personaggi che veramente vendono cazzate o tentano di vendere cazzate o tentano di prendere soldi per cazzate, diciamo che il grosso della disinformazione la fanno teggiornare tutto con tutte quelle storie di hackers cattivi che fanno questo, quello, quell'altro, oppure il recente meme del che era Gasparri con la password scritta dietro il computer, queste cose qua, ma sono cose così mainstream che trattano tutti che non è neanche quasi divertente parlarne. Quindi qualcosa del genere, non so quanto, purtroppo ci sono poche informazioni in giro da questo punto di vista, e tra l'altro quel poco è già coperto da altri streamer molto più seguiti, molto più bravi. Anche per esempio mi viene in mente tutti i vari di servizi che ci sono stati mesi fa con Facebook, o i casini con Aruba che sono andati a fuoco, eccetera, cose così, no? Io sono più per il parlare con le persone, nonostante io odio le persone, mi piace parlare con le persone e le odio proprio perché poi alla fine ci parlo, quindi è un loop virtuoso, è un loop, poi se è virtuoso o no non lo so, però più parli con le persone, più conosci le persone, più odi le persone, perché trovi sempre persone stupide, il grosso delle volte perlomeno. Diciamo che è un loop che si alimenta da solo. Infatti, cosa che tra l'altro ho visto anche con altre persone, quando io vado a una qualsiasi conferenza, no? Quando si andava alle conferenze dal vivo, ormai cosa che non faccio più da un po', ahimè, io non ho mai seguito neanche mezzo talk, semplicemente perché preferivo fare networking tra i vari stand, era molto più divertente che seguire il classico talk marchettaro. Poi di tecnico c'è niente, essendo io molto tecnico voglio seguire talk tecnici, nei vari Cubicon e tutto il tecnicismo che trovi allo speech è veramente veramente basso, è più una marchettata per tentare di vendere prodotti o promuovere la propria azienda, quindi preferivo mille volte farmi giri negli stand, a parte per collezionare magliette, che vabbè, questo è un disturbo mio di voler collezionare tutte le magliette che trovo quando vado a questi eventi. L'ultima volta ne ho portate a casa tipo una trentina, non sapevo più dove cacciarle, e chi era con me al Cubicon se lo ricordava bene. A parte questo, è proprio bello andare negli stand, parlare con chi sta agli stand, sentire cosa fanno le loro aziende direttamente da loro, eccetera eccetera, e la cosa più bella delle conferenze è proprio questa, tutto il networking che ti crei anche solo andando in giro per gli stand e parlando con le persone che sono lì agli stand. Cosa che tra l'altro avrei dovuto fare anche io quest'anno al CubeCon, peccato che sono risultato positivo al Covid tipo il giorno prima di partire, quindi mi sono perso tutto il CubeCon a Valencia, con tanto di boost duty che avrei avuto con VMware, però vabbè, è andata così. Se ne parlerà per OKubeCon Nord America, anche se non penso proprio, se non si aspetterà l'anno prossimo, o forse c'è possibilità che venga al CodeMotion, visto che quest'anno è a Milano. Devo ancora parlarne con la mia responsabile, però visto che
era più dispiaciuta lei di me a momenti che non andasse al CubeCon, quindi mi ha dato completa disponibilità da partecipare a qualsiasi conferenza io voglia. Quindi stavo pensando al Code Motion, visto che tra l'altro cos'è? Settembre-ottobre, no? Comunque dopo l'estate. Adesso non mi ricordo esattamente, mi sembra settembre o fine ottobre, giù di lì. Quindi potrebbe anche essere che ci faccia un giro. Ecco, ottobre, esatto. Ecco, 18-19 ottobre a Milano, esatto. Che tanto dovrebbe essere nel polo conferenze dove si fanno sempre tutti gli eventi, anche l'open source day e cose del genere, se non sbaglio. Giù di lì. Vabbè, chi se ne frega. Qual è l'ultimo dei problemi poi? Una conf internazionale per quest'anno. Io ho un po' perso, come dire, il riferimenti di cosa c'è in giro, anche perché con la pausa di 2 anni di vita con la pandemia praticamente non mi sono più informato altro. E da vedere, assolutamente da vedere, anche perché adesso che ricominciano, che si ricomincia a poter andare in giro, viaggiare, e anche le conferenze, poi non sto qui a fare polemica se è giusto o meno ricominciare, non è il mio lavoro farlo, quindi a me, finché se ci si può andare e l'azienda me lo permette, sono solo più contento di farlo, quindi va benissimo. Ho già avuto 2 volte il Covid con 3 shot di vaccino, quindi ormai mi sento abbastanza, non dico invincibile, ma diciamo che non mi fa più paura, mettiamola così. E sarebbe interessante vedere cosa c'è in giro di divertente anche sul suolo non propriamente italico. Io mi ricordo con piacere che avevo partecipato a una conferenza rally ad Amsterdam e mi era piaciuto un botto. Non so se esistono ancora tra l'altro, però era stato veramente bello. A ritrovare qualcosa del genere sarebbe estremamente interessante andarci, anzi se trovi qualcosa di interessante rendicelo noto, sicuramente farai nella tua community, che tra l'altro Brerepo ovviamente è GitBar Podcast se qualcun altro ascolta. Adesso non so neanche quanto siamo in live visto che stiamo facendo solo prove e tutto, però se non conoscete la community andateci, ci troverete a scrivere cazzate, più ovviamente il podcast che trasmette buon Brerepo. Che tra l'altro anche qui è virtuoso che io faccio pubblicità a te, che hai io non ho nessuno e tu sei tanti viewer comunque che ti ascoltano e che ti segue, è tutto bellissimo, il mondo che funziona al contrario proprio. E se trovi qualcosa di interessante rendicene partecipi. Anche se io punterei veramente al CubeCon Nord America. Anche se lì penso che, non so quanto voi abbiate i budget, ma penso che il budget sia molto 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 alto per una cosa del genere, perché già il CubeCon di suo costa un po'. Viaggiare in America oggigiorno secondo me costa un altro po' e la vita lì un altro tanto po', quindi molto interessante. Se funziona la mia idea bene, OBS è già in esecuzione. Pardon, non ho capito il podevato al mic. Ah,
il nose gate, sì, vero. Tra l'altro l'avevo configurato l'altro giorno, l'avevo testato e poi ho cancellato tutte le SIN per sbaglio, quindi lo devo riconfigurare, perché avevo configurato proprio su, anzi lo faccio già che ci siamo, lo faccio adesso. Avevo proprio configurato il filtro sul microfono direttamente da OBS con il, dov'è che era, la sensibilità, no, la riduzione del rumore, riduzione, perché avevo configurato due cose, il, no, l'altra volta avevo configurato la sensibilità d'ingresso, però adesso vediamo un po', buona qualità, più uso della CPU, vai, ho messo il filtro riduzione del rumore, come va adesso? Soprattutto nei momenti in cui c'è silenzio. A vedere la barretta microfono sembra che sia verde quando parlo e quando sto zitto va giù a zero, quindi sembrerebbe che qualcosa stia facendo. Ok, allora adesso poi queste cose devo proprio mettermi a registrare, sentire l'audio registrato e poi rifare, quindi per fare il tuning ci vuole un po' di tempo. L'equalizzatore non ho idea di come fare. Assolutamente, tutta la parte audio sono completamente neofita e non capisco assolutamente un tubo. Nel senso proprio a livello di microfono, tipo così mi muto e così è smutato. Ah, ma aspetta, so io cos'è forse anche. Ok, perfetto, nel microfono, ok. Secondo me questa cosa la risolverò quando e forse e se riesco a fare quella roba che voglio fare con l'NDI. Sì, esatto, secondo me è l'NDI che rompe le palle in questo. Sì, quasi sicuramente sarà quello. Infatti potrei accannare un attimo l'idea di usare il doppio computer, tornare al singolo, che almeno lì è tutto sotto controllo e tutto, e poi una volta che è finito il setup completo, allora passare col flusso NDI sul PC di streaming, così almeno posso poi fare l'upscaling a 4K e gestire tutte le cose solo da quello. E potrebbe essere molto interessante, forse. Forse. E in questo video, tra l'altro, non so neanche chi è che sta mandando la configurazione NDI. Perché se io faccio BS Cam, poi faccio Cam Preview, faccio OK. Qua sono OBS Cam, anche perché OBS ho scoperto che non è molto bello, così qua me lo ricordo da vecchie prove che avevo fatto tempo fa, è un po' un dito al culo avere multiple sessioni che funzionano con OBS. Perché poi ci sono anche tutte le cose personalizzate e tutto, mi ricordo che avevo comunque dovuto litigarci abbastanza, ecco, mettiamola così. Quindi se più o meno ci ho visto giusto, e tra l'altro ho capito perché non è cambiato, sì comunque mi sa che era il microfono perché ho capito un po' di cose nel frattempo, se faccio così, vuoi vedere come magicamente scompare adesso? Sì, allora, da quello che ho visto ci sono diversi profili, più che il workspace in sé, e solo che con i profili diversi il plugin per NDI comunque mi dà una sola configurazione NDI. È per questo che se voglio fare quello che ho in mente mi serve avere più istanze OBS aperte. E tra l'altro
istanze che devono avere le proprie configurazioni dedicate, altrimenti l'ultima che chiudo è quella che vince su tutti poi per salvare i settaggi. Quindi mi serve proprio avere una sola, un OBS aperto con un flusso NDI dedicato, un altro OBS aperto con un altro flusso NDI dedicato, eccetera. E visto che però appunto il plugin non supporta questa cosa, devono essere per forza istanze completamente separate e containerizzate. Ecco, sarebbe bello farlo girare su container, però purtroppo non ho idea di quante risorse andrei a perdere con il layer di virtualizzazione, con il layer di containerizzazione su Windows, e non so neanche se esiste un container con OBS. E se mai esistesse, sarebbe interessante provare, quindi potrebbe essere... Ecco, questo potrebbe essere argomento di una live sul serio. Usare OBS tramite container su Windows o su Linux. Potrebbe essere molto molto interessante come cosa. Adesso tanto sono curioso, perché se tanto mi dà tanto, se io adesso faccio così, ok, magicamente dovrebbe essere scomparso il noise, white noise, quando sto zitto. Proviamo. Non ho dovuto mutare niente, sono solo zitto io. Esatto. Sai perché c'era ancora il noise? Era che avevo due istanze OBS aperte e quella dove avevo messo io il filtro non era quella che stava trasmettendo sull'OBS che è in streaming. Molto semplicemente. Sì, perché è un big genio. Oddio. Quindi adesso sto trasmettendo questo, però, ok, big brain a fare queste cose, veramente. Sì, così va benissimo, infatti ho solo aggiunto il filtro software dentro la risorsa microfono, e tra l'altro adesso sto trasmettendo quello che dovrebbe solo trasmettere la webcam. Ovviamente qua non si vede perché è nascosta, però nel momento in cui l'accendessi arriverebbe anche il flusso cam, cosa che non voglio fare per adesso. Ok, il problema è che il flusso audio non deve stare qua, ma deve stare dall'altra parte, perché il cam deve essere solo dedicato alla cam. Sicché, molto semplice, devo rimuovere questo qua, poi andare a modificare il filtro qua, filtri, aggiungo, no, perché non... Allora c'è caldo, ma non sono a petto nudo perché ho il condensatore, semplicemente faccio schifo al cazzo io, quindi meno mi si vede meglio, è molto più pragmatica la cosa. Al massimo io in casa sto in mutande, però la mutanda non si vede con la telecamera, quindi non è un grosso problema. Più uso della CPU, ok, adesso ho sistemato anche l'altro microfono, quindi con un'altra magia posso fare così. Ritorno al flusso rig, ok, così dovrebbe esserci comunque la riduzione del rumore, cosa che ho già testato senza neanche accorgermene. E adesso posso riaccendere la telecamera dall'altra parte. Così. No, perché non c'è più? E ti sei spenta. Modifica, accetta continuo. È così. Ok, vediamo quante cose ho rotto in così poco tempo. Bene, invece non ho rotto niente solamente. Mamma mia, funziona anche. Quindi profilo cam, questo qua è quello cam, giusto? Sì, quindi posso anche togliere
il microfono qui, avvia fotocamera virtuale, e quindi se però cambio qua si perde tutto il microfono. No, non è vero che si perde il microfono, o sì che si perde, non lo so. Vabbè, se vado zitto un secondo è perché ho perso completamente tutto facendo lo switch. Ok, no, non si è perso niente perché ho fatto lo switch del profilo e non delle scene, perfetto. Se però adesso vado qui... Ah! Oh no, mi si vede! Ma, malissimo. Malissimo, mi si vede. Ok. Metto a mettere il filtro. Ok. Adesso non so cosa può essere successa alla live, se sono partite 1880 sino al della scena, dovevo rimettere il filtro al microfono. Quello che ho paura è che adesso venga più per l'altro. Nel mentre adesso sì, è questo, aspetta che lo faccio qua, che è il media request, che è esperimenti che sto facendo, però almeno adesso sono riuscito a sistemare le cose senza dover impazzire completamente di tutto. Scomparirà tutto adesso, cancello questo e questo qua, voilà. Adesso praticamente sta arrivando tutto questo dal rig che va in streaming, quindi tutta la regia rimane sul mio rig, l'opposto di quello finale, che però mi hai aperto gli occhi, effettivamente è meglio così. Di adesso tutta la parte di composa e poi tutta la parte di transcoding verso Twitch la fa l'altro computer. Il filo è 1920, tutto il trascode in 4K, tutti va benissimo così. Se tocco qualcosa la devo toccare solo qua, con ovviamente la webcam, che a questo punto posso togliere tutte queste cose che non servono nel momento in cui io voglio utilizzare anche altri software, quindi proprio questo audio che tanto non mi interessa. La voce va e viene. Ah, al ok, non buono. Può essere anche sto portatile che fa schifo. Infatti vedo un sacco di... Che schifo. I fotogrammi il 10%. Molto bene. Fotogrammi a posto, portati di questo tipo.
Vediamo. Beh, in effetti il, da quando ho inserito il no, il noise gate, vedo che la si può essere anche leggermente meglio. Vediamo un po', vediamo un po'. Oppure sto pretendendo troppo da questo. Ok, a livello di riduzione. Ok, vediamo così com'è. Accettabile. È a posto, modalità studio. Tutto questo quando sarà più un problema. Ok, la telecamera è qua, perfetto. Adesso. Perfetto. E ecco cosa volevo controllare, la chat era l'altro controllo che volevo. Twidget. Porca troia. Comunque è divertente fare queste cose, più uno ci gioca, più uno ci si rende conto di quanto è. Sicuramente è molto più divertente. Con CSS ok. Poi la chat branco, vediamo di come venga. Sono ancora pulito. Se funziona bene. Ok, questo a posto, posto a posto. Cosa che sapere.
Max De Rico. Ok, sì, funziona. Perfetto. Proprietà, proprietà, localhost, source. Ok, ricarica e chiudi. Ok. Piazzo. Così abbiamo di nuovo l'highlight dei commenti in generale. Ovviamente l'icona rotta perché a quanto pare il software fa schifo. Ci lamentiamo. Non è per YouTube, a me interessa questa roba per Twitch. E niente, però dai, almeno è quasi positivo. Perché tanto il flusso NDI, se cioè posso decidere se fare uno dall'altro, e tanto se via selezionare tutti i flussi e gestire tutte le tutte cose. Per forza farlo. La telecamera funziona? Sì, perfetto. Certo, perché non ha la terza, certo, non fa niente. Continua a venire e andare. Lì potrebbe parte qui vicino al microfono. Quindi potrebbe essere io che ogni tanto parlo da solo mentre faccio cose e non si sente bene. Vediamo un po' se esplora. Non c'è più. No! No! Deve venire questo. Brutta cosa. Anche questo. Meno male che non sono venute fuori informazioni. Bene. La linea che non arriva di streaming. Per curiosità, se provi a switchare, ma non gli fa. Non c'è niente da fare. Che tristezza, però. La tecnologia che non ti aiuta. Una cosa, che se adesso interrompo e faccio partire un altro stream, si sistema tutto.
Che tristezza. Che tristezza. Purtroppo i potenti mezzi informatici non aiutano. Bisogna. Ok. Proprietà cursore è questo. Voilà, che bello così. Caratteristica come cosa. Rosso, rosso. Ok, direi che questo... Chissà cosa succede se avvio un altro streaming tipo così. Metto così.